Eccoci qua con un'altra puntata, l'ultima del 2019. Chissà. È così, che dobbiamo fare? Dice che È il finisce Natale, è le feste che lo. l'anno. Vabbè, lo dobbiamo consumare E così. perché se ne può fare una speciale? Dobbiamo fare una speciale, va bene. Insomma, comunque volevo salutare l'ospite, posso? Sì, Che è Francesco salutiamo. Romizzi, consigliere comunale di Arezzo in Comune. E insomma, un piacere di nuovo averlo. D'Italia in comune, No, no? Arezzo in Ah, sì, Comune. Arezzo, Mannaggia te. ma come sta la cosa qui? Arezzo in Comune, la Ce sua lo lista si spieghi? chiama Arezzo in Comune. Comune. E Poi, poi invece ce n'è un'altra, si chiama vabbè, Italia comunque, in Comune? ci picchia. Arezzo. Arezzo. Dice, leggo sui giornali. Ma, non, ma Legge sui scusate, non giornali. fate un po' di confusione? Ma io faccio confusione. Noi abbiamo 5 anni fa costruito una lista, un gruppo di persone, soprattutto giovani, che si chiama Arezzo in Comune e che oggi sta lavorando ad ampliarsi in una lista più ampia che si chiamerà Arezzo 2020. Quindi il percorso di Arezzo in Comune va ampliandosi. Ma Poi leggo sui Arezzo giornali 2020 il che tempo di cambiare? sì, è un percorso Ah, che ecco, perché stiamo ci è arrivata una provando. mail con Ma dove vivi, Greta? Te, che noi No, ma qui. io facevo per ricordare come si chiamerà, presumo anche poi a livello pubblico in questo prefisso telefonico c'è anche il PD Ecco. dentro oppure il Quanto, senso senti, ma PD? quanto spumante hai bevuto? Scusa, parliamone, no? Perché, vabbè. Ecco, c'è anche il PD dentro C'è anche il oppure no? PD dentro o no? No, Insomma, se si fa sto numero risponde anche il PD? Allora, no, ragioniamo siamo seri? Siamo Sì, siamo seri, seri. siamo seri. No, seriamente, venerdì scorso abbiamo fatto il primo incontro di quella che io spero riusciremo a costruire il più largo possibile, la coalizione di centro-sinistra, dentro la quale, se il percorso programmatico va bene, ci sarà il Partito Democratico, ci sarà Arezzo 2020, che rappresenta Arezzo in Comune, un pezzo, diciamo, delle forze politiche della sinistra cittadina. Quindi tutti I insieme socialisti, più appassionatamente. Europa, insomma, il campo largo del centro-sinistra. Quindi se è progressista, ambientalista, se ci sono le condizioni, costruiremo il polo alternativo a Ghinelli, di fatto, perché poi di questo si tratta. Mi sembra che in questa città l'alternativa a Ghinelli la possa Quindi esprimere questa è una esclusivamente notizia, una il coalizione di centro-sinistra sta lavorando. Centro-sinistra con molto ritardo, l'ho già detto in questa trasmissione tanto tempo fa, purtroppo Ma con chi sono molto i ritardo. referenti del centro-sinistra? In questo momento ci sono una serie di forze politiche, ripeto, il Partito Democratico, Arezzo 2020 barra Arezzo in Comune, il Partito Socialista, Più Europa, Italia Viva, la forza di Calenda, non mi ricordo il nome, Azione, che si sono incontrate e Ma che scusi, ma avviamo. tutte queste forze che noi Intendono fare una non dove coalizione di sono? centro-sinistra. Cioè, sono delle intanto si sono trovati, Ma poi va magari bene, ci ma si ci fa Ma capire, io, se volete, esiste? rispondo per quanto mi riguarda, No, 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 esiste. no, ma noi ci interessa, cioè, perché anche in molte trasmissioni abbiamo sempre de detto che latitava al centro-sinistra. È Invece lei vero. ci sta dicendo che esiste e che Esiste. sta. E lotta insieme a No, ma noi. parla di Non tutte riusciamo a queste. farla seria questa, No, io ma lo lei dico. parla di tutte queste sigle, ma tutte queste sigle sono. Era una curiosità. Sono organizzate in qualcosa, quindi esiste un punto di riferimento, o ci sono delle persone che si presentano e dicono io rappresento questo, rappresento quello, chi Cioè, c'è gliela un dà? soggetto politico che li accomuna o ognuno Ci sono ovviamente. diversi soggetti politici, c'è il Partito Democratico che ha una sua Ma sede, dei possiamo suoi avere organismi nomi? Chi dirigenti. L'ha Ma appena tutti questi fatti? gruppi? Sì. Nomi, le persone? Sì, Ah, te lo sai ok. chi è Arezzo che rappresenta per esempio il partito di Calenda? Il dottor De Angelis, non mi viene il nome proprio, il dottor De Angelis, e alla riunione di coalizione c'era la dottoressa Laura Kerish. È un gruppo che co si è costituito dopo che Calenda ha fatto il suo partito, E Italia appunto. Viva? Italia Viva, c'è l'ex parlamentare Marco Donati, come sapete, Ah, c'è ok. Andrea Mencaroni, e poi io, se volete, rispondo per la mia forza No, no, politica. no, Ora, no, è una. sulle altre forze Ci fa politiche, piacere sapere, quindi sulle altre anche. forze politiche posso dirvi chi c'era venerdì. Noi ci siamo nati con un'assemblea che abbiamo fatto all'Aurora un mesetto fa, c'era più di 100 persone, abbiamo costituito un coordinamento di 10 persone che sta portando avanti Arezzo 2020, con l'idea che sia una rassemblement. Un'aggregazione che mette insieme esperienze civiche come la mia, la nostra di Arezzo in Comune e altre realtà organizzate come il partito di Articolo 1, quello del ministro Speranza, per capirci, con l'ottica di fare una lista E elettorale, anche Articolo 1 al suo referente locale, al suo referente più locale, Europa al referente locale, più tutti. Europa.
c'è Paolo Casalini, che credo conosciamo tutti molto bene. Collega, sì, sì. C'è il Partito Socialista ancora con la figura di Alessandro Giustini. Cioè, se faccio l'elenco dei nomi. No, dopodiché c'è un tema politico. Ora io capisco la tua domanda, David. Cioè, tu mi dici tutte queste sigle, ma in città non ve si vede, questo è il tema. Questo no? è il senso della domanda, sì, assolutamente. Allora, dopodiché, ma nemmeno nei social, perché insomma al limite. No, Arezzo in comune. Arezzo in comune nei social è presente, mi sembra. Però a parte questo, che ci sia un problema di presenza delle forze politiche del centro-sinistra nella città, è vero, che ci sia un problema anche di opposizione in consiglio, ce lo siamo detti molte volte. Ieri, insomma, l'ultimo consiglio comunale. Sì. Ma io gli ho fatto dire anche tutto questo perché credo sia importante che se qualcuno che ci ascolta che fa riferimento, crede di fare riferimento a queste forze politiche, almeno sa a chi rivolgersi o perché, quantomeno qual è la strada che stanno segnando, se no, certo. Sembra che in un certo senso ci sia molto, siano molto che devo dire, molto timidi. Mettiamoli così. No, nell'ultimo consiglio comunale ho notato, rispetto magari a una maggior timidezza nei mesi passati, un Partito Democratico un pochetto più presente, meno soprattutto timido, il capogruppo Luciano Ralli, ho visto che ha rilanciato tutta una serie. Senta, di... ma ci vuol dire una cosa, visto che lei... tardivo questo spirito di... No, nel senso, cioè siamo alla fine sì, della legislatura, ma, insomma, comunque, ci vuol dire una cosa. Allora, di tutto quello che si dice sulla candidatura Ceccarelli, e quindi se c'è questa candidatura, se non c'è, perché tutti questi misteri, perché tutto questo poi corrisponde al vero che insomma tutta la centrosinistra tutto sommato sia in questa situazione di ingessatura perché aspetta cosa decide Ceccarelli? Non so se c'è un'ingessatura, so che venerdì alla prima riunione di coalizione io ho posto il tema di individuare il candidato sindaco entro la metà di gennaio, che non è tardi, nel senso che nel 2015 Ghinelli venne fuori a febbraio e Bracciali venne fuori il 21 dicembre, quindi io credo che prima dell'Emilia Romagna, per non fare calcoli politici, si debba individuare il candidato sindaco di Arezzo, prima del 26 gennaio, 15-20 gennaio. Personalmente l'ho detto, non credo, non mi sembra da Arezzo TV, l'ho detto in altri media locali, che io avevo salutato con molto favore l'ipotesi di candidatura di Angelo Agnolucci. Agnolucci, sì. Come rappresentante civico in qualche modo, perché sì, alla testa del PD, ma non è un dirigente di quel partito, no, ha fatto il consigliere comunale dei DS e poi dopo non ha avuto più ruoli istituzionali, se non il presidente della giostra, dell'istituzione giostra. Purtroppo Angelo ha fatto un passo indietro che non condivido, io ho fatto di tutto perché non lo facesse, io ed altri. A questo punto credo che il centro-sinistra debba trovare il candidato che ha maggiori chance di vittoria e che possa rappresentare nel miglior modo possibile. Vincenzo Ceccarelli, dal mio punto di vista, è uno di questi. Però se si dice portiamo il nuovo, con tutto il rispetto di un bravissimo amministratore, Vincenzo Ceccarelli è tutto fuorché nuovo. Io non l'ho detto portiamo il nuovo, io ho detto portiamo un candidato vincente e che sia in grado di essere realmente alternativo a Ghinelli. Ecco, non ho quindi detto che deve essere la per forza, deve essere uno nuovo, deve essere uno giovane, deve essere, non è così poi condivisa dalla vostra. Dal mio punto di vista non è la priorità, cioè non ho bisogno di individuare una figura, un neofita della politica perché amministrare una città poi non è come. No, e poi permettetemi la battuta, quando si è provato a fare un neofita 4 anni fa, cioè un giovane, non è andata tanto bene. Sì. Forse la città. E se notate Ricci, Fanfani, Ghinelli, Lucherini, la città e vuole il cinquantenne, sessantenne professionista di una certa età e con un suo curriculum, perché non abbiamo mai avuto, a differenza di Firenze che ha avuto Nardella, sì, a differenza di Prato che ha avuto Biffoni, a differenza di Roma che ha avuto la Raggi, ora al di là della qualità dell'uno e dell'altro, però Arezzo uno giovane non è mai riuscito a sfondare, anche perché forse c'è anche probabilmente bisogna anche guardare cosa succede nel nostro Ohio, no? nella zona Giotto, che spesso è l'ago della bilancia, no? L'Ohio d'Arezzo. Quindi lei in qualche pensa modo, che Ceccarelli comunque potrebbe
porsi in continuità con questa amministrazione o ci sarebbero dei cambiamenti che si avvertono? Dal mio punto di vista Ceccarelli potrà fare il candidato sindaco del centro-sinistra come altri nomi, non è che escludo altre figure in questo momento, solo e soltanto se si è in totale discontinuità con l'attuale amministrazione comunale. E quindi con penso l'acqua pubblica, cioè se no Romizzi non c'è, cioè, no, Romizzi e la sinistra pubblica. Non ci sono. Ecco, quindi esatto, sulle scelte magari anche programmatiche. L'inceneritore se ne può parlare, l'acqua pubblica è un tema, sapete, l'ho sempre difeso, ma non è un problema che Arezzo può risolvere da solo, c'è un tema nazionale, aspetto che Roberto Fico porti in Parlamento quella legge che doveva portare per la ripubblicizzazione. Sì, ecco, se non arrivano le risorse da Roma per permettere il riacquisto di determinate quote, Arezzo non riesce a ripubblicizzare da sé. Arezzo, Empoli e qualunque altra città. Sui rifiuti se ne può parlare, perché anche qua l'amministrazione di centrosinistra fermò il raddoppio dell'inceneritore, proposto da Fanfani, Franco Dringoli e le forze della sinistra bloccarono il raddoppio. Arriva Ghinelli e lo riporta nel tavolo. Sì, però, quindi io credo che se andiamo a ci sono alcuni governare, temi che non però guardano lei lo sa destra, che il discorso anche dei rifiuti è c'è la politica anche della regione, quindi insomma Ceccarelli come si pone rispetto a questo, ma come si pone anche rispetto ad altri temi? Come si pone Ceccarelli non lo so. So che la Regione ancora non ha portato all'attenzione del Consiglio regionale il piano dei rifiuti regionale. Lì dentro cercheremo di... E stiamo lavorando anche sul livello esempio, regionale. Un altro punto è dolente. Pensabile però che lo possa fare prima delle prossime regionali. No, che lo tra deve l'altro fare. Appunto, lo deve fare il piano regionale dei rifiuti. Sarà quindi approvato dal Consiglio regionale prima della fine della legislatura regionale, quindi prima della fine di maggio. Quindi il possibile candidato si esprimerà anche su questa... Spero di sì. C'è un progetto importante a Livorno, a Stagno. Le voglio chiedere, il centro-destra sicuramente... Ma vorrei anche un po' parlare delle cose della città. Sì, dai, sì, no. Però il centro-destra ha detto... La discussione è un po' politicista, Davide. Sì, ma no, c'è stato il Sole 24 Ore che ha detto che Arezzo è sprofondata nella graduatoria, per esempio per le questioni della sanità. No, sulla sanità. Guarda caso, Ceccarelli, la politica per la sanità la porta avanti la Regione, non certo... Le scelte sanitarie sono regionali. Ma non solo, cioè, voglio dire, Arezzo uno dei punti di sviluppo poteva essere la Due Mari, la strada regionale, la 71, cioè la Regione tutto sommato da Arezzo se n'è dimenticata. Un pochino tanto. Cioè, voglio dire, non mi sembra che... Allora, le pensa che sia corretto, cioè non sia pericoloso portare alla fine... Candidare qui colui che in Regione doveva rappresentare tutto questo, già voglio dire centrodestra, sarà facile poter attaccarlo. Sulla sanità chi vuole, chi attacca? Su tutte queste infrastrutture non realizzate, e ripeto, non ce n'è una, ci sono tutta una serie di snodi di interesse regionale che vedono Arezzo ai margini, ma anche la stessa... il vanto che ci fu un paio d'anni fa ad aver portato le frecce a Arezzo, oggi queste frecce sembra che siano state lanciate, ma Arezzo non ci passano più tutte, e quindi non cioè, ogni volta che c'è il nuovo orario insomma ci tolgono qualche trenino. Lei pensa che sia il candidato giusto? Penso, anche di fronte a tutto io questo? Penso che la Regione Toscana negli ultimi anni si sia in effetti è un po' allontanata, ma non, perché noi siamo ad Arezzo e vediamo i problemi di Arezzo, ma vi assicuro che ci sono tanti problemi anche nella costa, Livorno, la Viareggio, quella zona là. Cioè, la Regione in effetti negli ultimi anni ha concentrato un po' troppo gli investimenti e gli impegni più nella zona di Firenze e purtroppo è anche una cosa storica. Penso altrettanto che l'assessore Stefania Saccardi sia la peggiore assessore alla sanità della Regione Toscana degli ultimi 30 anni ed è espressione del partito di Renzi, non è espressione del partito di maggioranza che, però voi in, questo avete nella momento, coalizione. Che in questo momento fa parte della coalizione, certo. Quindi certo, capito, dopodiché, poi uno si svincola male. Certo, dopodiché la differenza fra fare una coalizione e fare un partito, in coalizione si fanno delle mediazioni e si mette insieme diversità, non si fa, non è che io faccio il partito con Renzi, l'ultima cosa che potrei fare nella vita, faccio eventualmente un accordo politico per arginare nel caso Retino Ghinelli o nel caso nazionale la Lega e Salvini. Dopodiché se Ceccarelli fosse stato il presidente della regione uscente
e si candida a Arezzo, condividerei gran parte delle tue perplessità, David. Dopodiché Ceccarelli è un assessore di quella giunta, è come io ho fatto l'assessore Arezzo, ma io rispondevo delle mie deleghe e su altre cose votavo contro. La Chiesa agli Archi, io ero contrario, il Fanfani la portò, votai contro. E lo dissi anche alla stampa. Alcune scelte sulla cultura, io non le condividevo, uscivo dalla giunta, cioè... è chiaro che poi puoi governare nella diversità. Vincenzo Ceccarelli, io credo che possa essere una figura che ben rappresenta, che ben potrebbe rappresentare il centro-sinistra aretino. Dopodiché, se troviamo da qui a fine gennaio una figura che viene dal mondo civico e che vince, perché qui dobbiamo riprendere la città dopo 5 anni di disastro politico, dal mio punto di vista sociale, culturale ed anche economico, il Sole 24 Ore l'ha confermato, e Italia Oggi negli ultimi giorni, dobbiamo trovare il candidato che vince, che ottiene un risultato e che può costruire un'alternativa a Ghinelli. Si chiama David Faltoni, mi va benissimo. Mi va benissimo. Dopo la pubblicità. Ne parliamo dopo. Di che? Della tua candidatura dopo la pubblicità? No. Ah, va bene, a fra poco. Dopo la pubblicità. Allora, vivacissimo scambio durante la pubblicità. No, ora scherzi a parte, insomma, immagino che la scelta appunto del candidato davvero debba insomma controllare insomma certi aspetti, perché effettivamente condivido anch'io il fatto che ogni assessore no possa poi rispondere di quello che fa. Vincenzo Ceccarelli si è occupato principalmente di infrastrutture e trasporti, poi aveva anche la delega alla casa, no? Se non sbaglio. E all'urbanistica. Ah, tuttora, perdonatemi, perché poi le elezioni ci saranno nel 2020, e all'urbanistica. Ma è anche altrettanto vero che comunque fai parte di una giunta che ha governato, certo. Ecco, e che ha portato, insomma, questa classifica del Sole 24 Ore di cui parlavamo prima, ma prima ancora, come citavi tu, Francesco, quella di Italia Oggi, insomma, pone Arezzo in una condizione indubbiamente negativa. Ma io dico ancora prima, piuttosto che le classifiche, ma sono proprio gli aretini a dirci che questa città è cambiata. Abbiamo perso una marea di posti di lavoro, abbiamo una CGIL che ci dice gli uffici delle vertenze, piuttosto che di chi chiede la disoccupazione, sono intasati. Le persone non riescono a pagarsi un esame medico, e già è grave che si debba pagare l'esame medico. Il ministro Speranza, quindi la sinistra, un pezzo di sinistra che governa questo paese, ha eliminato il super ticket, come si chiama? Tasse. Cioè, chi deve pensare ad amministrare questa città per i prossimi 5 anni? Si deve ricordare di questo. La regione toscana, con le sue scelte, che praticamente di creare le 3 eccellenze con le 3 cliniche universitarie presenti nella regione, cioè Arezzo l'ha penalizzata in maniera irrimediabile, cioè, ma lo vogliamo capire o no? Allora, rispetto alla sanità, il mio pensiero è molto... La riforma sanitaria... Cioè, per tornare a quello che si diceva prima, chi ha realizzato tutto questo? Ritenete che veramente è una figura spendibile in questo territorio? Ripeto, la riforma sanitaria porta il nome di Stefania Saccardi, non il nome di Vincenzo Ceccarelli. Dopodiché io non so qua difendere Vincenzo... si sa difendere da solo, e dopodiché anche ho molte criticità. La riforma sanitaria è sbagliata, ho detto che la Saccardi è la peggiore assessore della sanità della regione degli ultimi 30 anni, va rivista completamente nella governance. Dopodiché, dal punto di vista delle risorse, però bisogna essere laici, e quindi bisogna dire che di fronte ad un taglio, se non sbaglio, del 20% del Fondo Nazionale Sanitario, la Regione il 10% l'ha comunque con proprie risorse mantenuto. Rimaniamo la terza regione d'Italia dopo il Veneto e l'Emilia Romagna per i livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA. Sì. Quindi, ora, che la sanità sia peggiorata, no, sono d'accordo, no, ma siamo comunque la medaglia di bronzo in Italia come assistenza sanitaria, socio-sanitaria. Sì. Questo ricordiamocelo. Cioè, io ho una compagna che aveva vissuto in Sardegna e ha iniziato a frequentare le strutture sanitarie toscane e ha visto la giorno e la notte. Cioè, questo... Con tutto rispetto per i sardi magari, che fanno un ottimo pecorino. Magari, insomma, se era stata in Emilia Romagna o Lombardia, rimaneva... No, se mai Lombardia non lo so, forse no, rimaneva. No, quello che è la percezione del cittadino, Francesco, non è tanto, è che la sanità viene un po' depauperata, insomma, dei suoi servizi,
A favore, ce lo dobbiamo dire, della sanità privata. Delle convenzioni private. Ce lo dobbiamo dire, certo, questo, perché è la realtà. Cioè, non posso io avere un esame fatto bene, non discuto, ma fra 6 mesi e dopo un giorno se vado... Ecco, questa è la dicotomia di cui i cittadini parlano e che assolutamente non si meritano, perché se dobbiamo pagare le tasse, i servizi devono funzionare. Questo è il tema, non tanto, ecco, funziona, il medico è bravo, non è bravo... Noi credo che non siamo neanche tanto in grado di giudicare, no? Però insomma, siamo anche questo. Anche in grado. Alla fine siamo anche pazienti, no? Nel senso, siamo cittadini, siamo. Però ecco, questo non è mai le stato. Regioni, assolutamente. Certo. Sicuramente, certo. Anche la cosiddetta Due Mari, che sono passati 5 anni, non, niente, zero. Sì, sì. Ghinelli, zero. Appena insediato, disse: completo la Due Mari, nel mio mandato. Sì. Disse: faccio il parcheggio fuori a Trento Trieste, faccio il parcheggio alla stazione, chiudo l'anello a nord. Ci vogliamo ricordare, per tornare per parlare un po' di Arezzo e non della regione toscana, le promesse di Ghinelli non mantenute? Cioè, 5 anni di Ghinelli cosa lasciano alla città di Arezzo? È per questo che io voglio costruire un'alternativa guardando ad Arezzo. Sono d'accordo sulle criticità, la sanità privata, i finanziamenti, le eccessive convenzioni della sanità toscana. Aggiungo, le case della salute. Cioè, vogliamo svuotare pronto soccorso e dare ai medici di base la possibilità di fare un primo screening, certo, per non occupare i pronto soccorso in maniera eccessiva come avviene? Speranza sta provando a farlo con l'ultimo investimento importante di risorse. Però sulla sanità c'è un tema regionale e quindi ne parleremo nella campagna elettorale regionale. Io sono uno di quelli, se vogliamo parlare dei regionali, vi posso anche dire che non sono convinto che Eugenio Giani sia il miglior candidato del centro-sinistra, perché rappresenta in qualche modo anche una continuità rispetto ad alcune cose che ci stiamo dicendo. Però vorrei parlare di Arezzo. Parliamo di Arezzo, il tema che le ponevo prima io. Era un'intervista che abbiamo raccolto con il segretario provinciale della CGIL, tra l'altro a margine di una conferenza stampa che parlava di tutt'altro, ma c'è stato un vero e proprio sfogo, no? Una sorta di anche di appello da parte del segretario Alessandro Mugnai, che dice: qui ci stiamo veramente, quasi stiamo vivendo in una bolla, pensando che il turismo, che poi è un turismo concentrato nei mesi di Natale, ora non stiamo qui a rifare l'analisi della città di Natale, ma insomma, non potrà mai soppiantare un manifatturiero che soffre. A lei piace Arezzo, città del Natale? Io sono tra quelli che boccia Ghinelli, da 3 a Ghinelli su tutto, tranne che sulla promozione turistica, dove ha fatto un buon lavoro. No, siamo d'accordo, ma il mio ragionamento era un altro. Dopodiché, no, rispondeva lui, il tuo ragionamento lo condivido di più perché è più ampio. Cioè, ecco, cioè... questa città sta soffrendo, sta morendo dal punto di vista del lavoro, degli imprenditori. Non è, io non lo so come la si può rendere attrattiva, forse un sindaco non lo può nemmeno fare, io non ho idea, ma sì. Cioè, se non portiamo lavoro, ecco, in questo, ma lavoro vero e quello che insomma occupa poi le persone, non lo so quanto potremmo andare avanti, perché questo è quello che ti dicono i cittadini, questo è quello che si percepisce. Torno al sanitario perché per rispondere a te. Siamo nella situazione ad Arezzo, quella che i medici chiamano, credo, lo stato di necessità. Cioè, tu hai una persona che è arrivata e sei nello stato di necessità e devi fare qualunque cosa perché non muoia. Io credo che Arezzo è a questo punto qua, dopo 5 anni di Ghinelli, dopo scelte della regione sbagliate, dopo governi che si sono succeduti e non hanno Due Mari, Docet, mantenuto alcuni impegni, e quindi c'è bisogno di fare veramente punto e a capo. Sono d'accordo con Alessandro Mugnai, sono d'accordo con quello che mi stai riportando di Alessandro, perché io credo che c'è un problema economico, come dicevi tu, come diceva Alessandro, ma c'è anche un problema culturale. Questa città è morta dal punto di vista culturale, cioè 600.000 euro ad un festival per la crème della crème della città e poco più e basta, il raro festival. Il turismo anche lì è concentrato esclusivamente al centro storico e basta, cioè in un mese e mezzo e non c'è nulla per il resto del territorio. Impianti sportivi, che io facevo l'assessore dello sport, ho fatto un giro ultimamente a incontrare un po' di amici nelle società, gli impianti sono rimasti come l'avevo lasciati io 4 anni, 5 anni fa, non è stato fatto nessun investimento in nessun impianto sportivo, nessuna opera pubblica di rilievo, è stato rifatto l'acquedotto Vasariano, il tempo 15 giorni, c'era già le cose di umidità e tutti i problemi che sappiamo.
la fine che ha fatto Arezzo Fiere e Congressi, la situazione di Arezzo Fiere e Congressi. Abbiamo un territorio fortemente in difficoltà da tutti i punti di vista, fiera, da quello culturale a quello, la fiera dell'antiquariato. La fiera che è rimasta ferma, e, cioè abbiamo l'area Lebole. Ma voi avete, vi siete già dati un'idea questa prima riunione di coalizione su come risolvere tutte queste problematiche? Senta, o ancora che prima il tempo stringe, che siamo facciamolo rispondere, vediamo cosa vi siete detti. Noi nella prima, un po' di notizie. Nella prima riunione abbiamo non siamo entrati nel dettaglio del programma politico, ci siamo contati, diciamo così, abbiamo iniziato a far emergere quali sono secondo noi i titoli delle priorità. Entro fine anno, i primi di gennaio, avremo una prima bozza di programma e quindi potrò magari entrare nel dettaglio delle varie proposte. Ok, senta, ma in questi prossimi incontri, cioè, come avviene la scelta, la selezione? Chi è che può partecipare? Insomma, se un gruppo si organizza e fa una sigla e chiede di partecipare... Ti vuoi inventare un partito? Volevo capire, no? Perché sai... La proposta politica... Basta dire, io sono di sinistra, ho questo gruppo, vengo alla riunione e contratto le condizioni. Che si contratta? No, partecipo. Io credo che dopo che abbiamo dopo che abbiamo abbozzato entro 15 giorni, dopo che abbiamo abbozzato il quadro valoriale e i capitoli, le priorità programmatiche, dopodiché va fatto tutto il mese di gennaio, parallelamente all'individuazione del candidato, un'operazione di coinvolgimento della città, liste, associazioni, sindacati, gruppi informali, singole persone. Non può essere sufficiente la gente che si è ritrovata giovedì. Deve avere un po' di rappresentatività oppure, ripeto... No, te l'ho risposto, ti ho detto, gli incontri fin qui, gli incontri che si succederanno da qui alla fine dell'anno saranno incontri che andranno ad individuare un documento con il quale ci confronteremo con la città, e quindi il singolo Faltoni o l'associazione che promuove Faltoni, quindi o la cooperativa. Ma io non ti preoccupi, che non promuovo niente. Non è questo, voglio capire. Perché sarei molto felice che da una figura, per esempio, da un professionista come te, arrivassero dei contributi al programma del mandato dei prossimi 5 anni. Non lo dico a Greta perché fa un lavoro diverso non deve fare questo tipo di cosa, ma da un professionista come te assolutamente sì. Bene. Vabbè, insomma, la spingiamo le telecamere, facciamo l'accordo politico, noi ci vediamo, ci vediamo ovviamente nell'anno nuovo, non so se vorrai fare l'avvocato, il commercialista o il candidato, vedi te, comunque pensaci durante le feste. No, gli ho proposto la candidatura, gli ho proposto di portare il giornalista, vabbè, insomma, le strade sono tante. No. Grazie a Francesco. Te lo dico che voglio fare, che vorrei veramente fare, io vorrei fare l'allenatore. Ecco, allora, tutt'altro di quello di cui abbiamo parlato. Grazie a Francesco Romizzi per essere stato, insomma, un po' anche al nostro gioco, insomma, televisivo. Ci rivedremo allora nel 2020, perché il candidato a quanto pare non lo porterà neanche la Befana, dobbiamo andare un pochino più in là, però insomma spero che ce lo racconterai appena possibile. Grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo nella prossima puntata. Grazie a voi, arrivederci.